Riospitiamo con grande piacere, anche per la sua consueta chiarezza e trasparenza, il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, che è con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Buongiorno dottor Sileri, grazie a lei. Allora, lo dicevamo poco fa, per il nostro paese, per l'Italia, si apre una settimana importantissima per la campagna vaccinale. Ricordiamo, quasi 3 milioni di dosi di vaccino in arrivo, e insomma il commissario Figliuolo nelle scorse ore ha detto questo è il cambio di passo rispetto al passato, si comincerà davvero a fare presto. Parliamo di questa settimana che si apre, sarà all'insegna di cosa? Della velocità e di cos'altro? Di un numero crescente di vaccinazioni, come si è visto la scorsa settimana, con un picco di vaccinazioni giornaliere che continua a crescere. Se guardate i numeri, adesso i numeri sono facilmente visualizzabili anche per fascia di età, per categorie, per regioni, vedete che ci sono circa 9 milioni e mezzo di dosi già somministrate. Poi è chiaro, molte sono prime dosi, alcune sono prima e seconda dose, molte persone hanno ricevuto già la seconda dose, e sono dei numeri che francamente stanno crescendo, e anche quelle disomogeneità regionali osservate nelle settimane scorse piano piano si vanno attenuando. Per questo che io ieri difendo a spada tratta contro le critiche che vengono fatte, perché critiche sì sono giuste, voglio dire, in Lombardia alcune cose sono state sbagliate, no? Voglio dire, è inutile negarlo, perché se mandi un messaggino a una persona di 90 anni a luna di notte è chiaro che quel messaggino è inutile mandarlo, no? Serve un meccanismo diverso per prenotare e quant'altro. Però si tratta di disomogeneità che vengono via via colmate, e in una grande nazione è giusto fare le critiche, è giusto correggersi, ma è giusto essere uniti. Se guardate i numeri stanno crescendo ovunque. Il 50% dei nostri anziani sopra gli 80 anni ha ricevuto almeno una dose, alcuni hanno già ricevuto la seconda dose, in alcune regioni si va veloce, in altre si sta colmando questo. Perché? Perché le prime dosi sono state date prevalentemente nella scorsa settimana e quella precedente. La stessa cosa avviene anche nel sud, vedete, guardate la Calabria, il personale, diciamo le persone dell'RSA sono pressoché totalmente vaccinate, insomma cioè si avvicina al 100% con la prima dose, sì, sì. E i due terzi, anzi anche i tre quarti in alcune regioni già con la seconda dose. Il personale sanitario è pressoché tutto vaccinato, o meglio, c'è chi non si è voluto vaccinare e lì i provvedimenti verranno presi. Il personale scolastico per gran parte è stato vaccinato, si stanno vaccinando coloro fra i 70 e i 79 anni, sì, in media in Italia. Certo, sono dei numeri che devono crescere. Diciamo che stiamo andando avanti abbastanza velocemente, no? Abbastanza. Però con sì, celerità. Questa settimana vedrete che ci saranno dei numeri che cambieranno sensibilmente, così come la settimana dopo Pasqua. Vedrete che quelle tabelle andranno via via colmandosi, e vedrete che per metà di aprile i nostri fragili saranno, non dico tutti protetti, quasi tutti, ma in gran parte avranno quasi già ricevuto tutti la prima dose. Dottor Sileri, io stamattina significa dover aspettare un mese ancora, ma insomma ci siamo. Ci siamo quasi vicini. Io avevo bisogno questa mattina di sottoporre una domanda che nel suo insieme è un po' complessa, ma sono sicura che lei riuscirà a fare chiarezza velocemente. Vorrei parlare con coloro che continuano a essere contrari al vaccino, e se ne sono moltissimi, lo leggiamo dai nostri ascoltatori, e anche ieri mattina durante l'indignato speciale, insomma la nostra trasmissione di punta della domenica, sono arrivate molte di queste tematiche. Io le dico quali sono le motivazioni principali e lei dovrebbe provare quantomeno dal suo punto di vista scientifico a smontarle, oppure invece a sostenerle. Dipende. Per esempio, molti dicono dura troppo poco, dura pochi mesi, non mi interessa farlo. Altri dicono non sono sicuro della bontà della ricerca perché è stata troppo veloce. Altri ancora vorrei poter scegliere il vaccino da fare e invece non posso. Che rispondiamo a tutti costoro? Partiamo dalla prima. Allora, innanzitutto la ricerca è stata fatta velocemente, ma questa rapidità non significa che non sia stata una buona ricerca. È stata rapida perché i tempi richiedevano rapidità, e anche i fondi che sono stati messi sono stati tanti, e vedete che ormai i vaccini vengono utilizzati su milioni e milioni di persone anche in brevissimo tempo, quindi francamente i risultati sono validi. Non bisogna assolutamente aver paura del vaccino. Il punto è che abbiamo un vaccino che non si sa quanto dura, cioè un anno, due anni, questo purtroppo non possiamo saperlo con certezza. Magari dovranno essere fatti dei richiami, però è quello che abbiamo.
se è un'arma di difesa. Poi sì, durerà un anno e vuol dire che il prossimo anno dovremo diciamo rivaccinarsi, però è pur vero che se raggiungiamo una protezione di gregge, il virus circola meno e magari si creano meno varianti, oppure magari tende il virus diciamo, a modificarsi verso una variante molto più semplice che magari ci darà solo raffreddore, ecco che non servirà nemmeno più il vaccino. Però questo francamente non possiamo saperlo. Certo. Poi il vaccino è efficace, quindi conviene farlo, durerà un anno, lo rifaremo, però questo è quello che noi abbiamo. Magari poi nel tempo, se questo virus deciderà di non abbandonare il pianeta Terra, dovremo con la ricerca cercare la possibilità di dare un'immunità più duratura e più lunga. Però questa è l'arma che abbiamo. Non c'è dubbio. Dottor Sileri, allora, medici, infermieri, personale sanitario che sceglie di non vaccinarsi. Lei è stato molto chiaro e allo stesso modo è chiaro il governo. Va verso la tolleranza zero, cioè se non ti vaccini e lavori in un ospedale, in corsia non ci puoi più stare. Ma vede, io mi sono espresso in questo che era fine dicembre, dicendo non vorrei che per colpa di pochi si deve poi arrivare a un obbligo vaccinale per il personale sanitario. Vede, la riluttanza nella popolazione generale è comprensibile, è anche giusta, no? Perché è chiaro, chi non è medico, chi non è un professionista della sanità, è chiaro che può avere dei dubbi, e il nostro compito come sanitari e spiegare la bontà delle cose. E questa cosa, guardi, avviene anche quando una persona deve operarsi, non so, di un tumore, no? Tu dici, guarda, hai questa malattia, dobbiamo toglierla chirurgicamente, poi devi fare la chemioterapia, questo e quest'altro. E le persone magari si spaventano, dicono, no, ma io non voglio fare la chemioterapia. Poi tu parli a lungo, spieghi e il paziente decide di fare la terapia. Quindi per la popolazione generale è più che comprensibile, il nostro compito è spiegare. Non è comprensibile per chi ha studiato anni una facoltà, diciamo una facoltà che è quella di medicina e chirurgia, voglio dire, sia il personale infermieristico sia il personale medico, diciamo si è fatto un bel corso di laurea, poi per il personale medico che è anche un bel corso di specializzazione, avere una riluttanza significa che i tuoi genitori hanno buttato i soldi per farti studiare, diciamoci la verità, perché certo. Non è che stiamo parlando di diciamo un qualcosa che è fuori dalle linee guida, un qualcosa che stiamo parlando di trattamento sanitario, cioè un qualcosa che è ben specificato. Dire io non credo in quel vaccino significa io non credo nella medicina. Certo. O meglio, non credo non manco nella medicina, non credo nei fondamenti della medicina. Allora immagini un medico, un infermiere che sta in un reparto di oncoematologia, dove magari i pediatri, dove ci sono dei piccoli bambini che non possono fare il vaccino perché sono sotto i 16 anni, malati diciamo di patologie guaribili grazie a Dio, grazie alle terapie che oggi abbiamo, e magari tu non ti fai il vaccino, ti prendi il virus, attacchi il virus a questi poveri bambini che vanno a morire non per una malattia oncologica che oggi può essere curata, ma per colpa di un virus che tu potevi non trasmettergli. Chiaro. Allora, ancora una battuta, poi la lasciamo andare, sappiamo che è impegnato. Lei ha detto una cosa che un po' ha fatto sospirare in positivo, ha detto ultimo sforzo italiani, poi a maggio tutta l'Italia potrebbe stare tra giallo e bianco. Devo dire che detta così, insomma, effettivamente crea un po' di sollievo. Quanto è in grado di rassicurarci su questo tema, su questi colori? Tantissimo. Bene. Perché vede, quando io dico ultimo sforzo, qualcuno mi ha anche criticato, dice Sileri, ma tu sono mesi che dici l'ultimo sforzo, però attenzione, dopo Pasqua le cose vanno meglio. Allora, vanno meglio, quale rischio puoi prenderti? Ok, il governo ti prende un rischio, quale? Quello di riaprire la scuola. È un passo avanti. Altro rischio? Andiamo avanti con le vaccinazioni, prenderemo altri rischi moderati, molto bassi, e si procede alle riaperture. Perché sarà meglio a maggio? Perché avremo un numero importante di cittadini italiani che avranno ricevuto la prima, sicuramente tanti con la prima e molti con la seconda dose. Significa aver protetto coloro che più facilmente ancora si ammalano in forma grave e vanno in ospedale. In più arriva il vaccino migliore per questo virus, che è la bella stagione. Questo virus non ama la bella stagione, lo abbiamo già visto lo scorso anno. È chiaro che magari la variante diciamo sarà diversa rispetto certo. a quella che circolava lo scorso anno, che era il virus nativo, ma perché non dobbiamo davvero credere di vivere ciò che sta vivendo oggi in Inghilterra e i paesi che hanno fatto più vaccini, cioè
progressivamente riprenderci la nostra libertà. È chiaro. È innegabile che rispetto allo scorso anno, rispetto ad ottobre, quando abbiamo vissuto la seconda ondata, oggi abbiamo una cosa in più. Abbiamo la nostra variante, cioè la vaccinazione. Un'estate con un po' di normalità, ecco, è quello che ci auguriamo. Sicuramente sì, guardi. Grazie. Tanto che il virus non decida se non esca una nuova variante, che usi i vaccini. Certo, chiaro. C'è sempre questa incognita. Voglio dire, la sfortuna sì, ma insomma... Basta, ecco, l'abbiamo già avuto di avere già dato il peggio. Grazie davvero a Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla salute. Buona giornata a lei per tutti gli impegni, naturalmente, che la vedranno protagonista in questa settimana, lo abbiamo detto, decisiva per la campagna vaccinale in Italia.